Regà, dobbiamo parlare, perché in sto video ci saranno un bel po' di cose da dire. Salve, sono Monkey Simon e siamo arrivati all'ultima patch di questa stagione 2 del capitolo 3, la 20.40. E grazie al cielo pure sta aggiornamento, come il precedente, al contrario dei primi due, è bello, c'è un sacco di roba, tra cui l'evento, di cui sapevamo già che ci sarebbe stato, c'erano degli indizi, e attendevamo solo e soltanto l'ufficialità. Ma prima di poterne parlare, vi invito ad inserire il codice Monkey Simon all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete, darete un ulteriore grande supporto al canale oltre a quello che già fate ogni giorno. Bene, partiamo parlando dell'evento, perché non solo ci sarà l'evento, ma addirittura si è preso una gigantesca porzione di mappa a Loot Lake, e questo sarà il luogo proprio dell'evento, la torre. Perché come regola vuole negli eventi di Fortnite, tutto deve essere grosso, sempre più grosso. L'evento ancora non si sa quando ci sarà, però siccome è stato detto che ci sarà anche un downtime dopo di esso, quindi con la scritta ci rivediamo in stagione 3, è molto probabile che l'evento sarà fissato per il 2 oltre giugno, quindi effettivamente il giorno prima, la sera prima che finisce la season. Ma nonostante ciò, prontamente, anche quando ci sarà il timer in lobby, ci sarà comunque quel qualcuno che avrà giocato dalla prima season di Fortnite che chiederà quando c'è l'evento, oppure se c'è il timer davanti agli occhi. Tra altre cose, la Sloan come boss non sarà più alla fortezza, ma direttamente lì alla torre, che a quanto pare avrà il nome di acceleratore. E a questo evento sono correlate due skin, o per meglio dire due personaggi della storia. Il primo è agente Jones prigioniero, che nei file di gioco ha la dicitura TBD, che come detto in passato è un placeholder, un qualcosa che è nei file di gioco ma che non è destinato ad essere giocato, ad essere utilizzato dai giocatori, almeno per il momento. Pensate, che ne so, a Mida nell'anno Wind del 2020, che non era giocabile ma è arrivato l'anno successivo, oppure Galactus, che non è mai stato reso disponibile come skin, oppure, che ne so, alcuni tipi di scagnozzi, o agente Jones dell'evento del dispositivo scorso. E non è impossibile che agente Jones prigioniero non possa essere rilasciato nello shop all'interno di questa season, però diciamo che è altamente improbabile, in quanto ci sono persino degli indizi che ci dicono che sarà nella prossima season, come ad esempio il famoso filmato della Real Engine di cui ho parlato in questo video qui. E idem la nuova versione di Paradigma, che anche lei ha la dicitura TBD, quindi è un placeholder che sarà utilizzato unicamente nell'evento ed è molto improbabile che sarà rilasciato nello shop in questa season, ma magari direttamente nel prossimo pass, forse con lo stile anche della singolarità che abbiamo visto nella quarta tavola dei survey. Ed entrambe queste skin di cui vi ho parlato, appunto, hanno la dicitura TBD proprio perché devono far parte dell'evento. È successa la stessa cosa ad esempio con agente Jones nel precedente dispositivo, ma non era effettivamente una skin rilasciata all'interno dello shop. È successo con Fondazione nell'evento quello lì della stagione 6 del capitolo 2, così come è successo per Gunnar in stagione 8 capitolo 2, dove era presente soltanto nel filmato. Il che sta quindi a significare che, salvo colpi di scena, queste skin le avremo direttamente nella prossima season all'interno nel passo dello shop. E visto che ne abbiamo parlato di recente, vorrete sapere sicuramente che cosa ne penso della nuova Paradigma. È meglio di quella precedente? Questa la shopperai? No, secondo me è pure peggio, e una cosa mi fa dubitare soprattutto di questa skin: se la vecchia Paradigma non comparirà mai, non si farà vedere, che ne so, che si evolve in questa Paradigma qui nuova, significherà che quella skin super esclusiva non vale niente, non è canonica, era solo celebrativa per l'evento, che per carità avrà comunque il valore della sua rarità, però comunque sì, non è mai esistita quella Paradigma, perché non è mai comparsa di fatto nella storia, né un trailer, né niente, né un'immagine, né nulla, solo menzionata. E quindi, se non fosse mai uscita quella skin in stagione 10, noi nemmeno sapremo come sarebbe fatta questa Paradigma, se non da oggi. Quindi sappiamo che lei tornerà, e tornerà anche un nuovo mecha, un remake del mecha, quindi aspettiamocelo pure nell'evento e successivamente come skin. Ma vabbè, lo sapete, io sto aspettando agente Jones prigioniero, non vedo l'ora che sia la prossima season. Mentre qualche giorno fa stavo pensando al fatto che in questa season non è ancora stato aggiunto nessun nuovo Jonesy che uscirà all'interno della season 2 capitolo 3, salvo poi vedere il leak di oggi dove ci sono i default del capitolo 2 e c'è Jonesy il secondo! Jonesy il secondo, che ho soprannominato così quando ho visto i leak, ma poco dopo, mano a mano che si sapevano sempre più informazioni, ho scoperto che per davvero si chiama Jonesy il secondo! Io l'ho detto per il meme! E per me il video potrebbe finire qua. L'evento ha fatto contento tutti quanti, me compreso, i Jonesy hanno fatto contenti alcuni di voi, me compreso, basta! Ci vediamo al prossimo video.
Ok, no, effettivamente ci sarebbero altre cose da dire che sono presenti in questa patch ed è giusto parlarne un po' in generale. Ad esempio sono presenti anche altre skin, che ovviamente non valgono niente in confronto a questi due Genesi, manco paradigma. E so già che qualcuno prenderà troppo seriamente queste frasi dette volutamente per esagerazione, ma comunque sì, è stato annunciato un nuovo stile per la skin della crew, che a quanto pare però non è quello presente nella tavola dei survey e non sappiamo nemmeno se arriverà mai. C'è anche Carby femmina, che però per correttezza chiamerò Viaggiatore Eterno femmina, che era presente nella tavola dei survey per correttezza, perché così almeno le persone che non sanno i soprannomi delle storie non si offendono e non scriveranno in modo rabbioso nei commenti. Questo sarà il prossimo starter pack, quindi nella stagione 3 capitolo 3, mentre questa sarà la skin dell'FNCS, che a quanto pare non è più una donna, era stato detto che inizialmente doveva essere una femmina, ma è questo tizio qui che somiglia molto allo starter pack della stagione 4 capitolo 2 e devo dire che però è molto bella come skin. Confido però in futuro in un Genesi dell'FNCS, un Genesi default, e sarà anche presto disponibile un bundle con la Complex Lavica, per cui è già presente un piccone, quindi alle persone che già lo possiedono sarà aggiunto questo stile, e questa non farà parte quindi del bundle insieme al Ranger dell'Amore Lavico e ad Axo Lavico, che sono ancora presenti nella tavola dei survey. Ripeto, aspettiamoceli per quest'estate. Insieme ai leak è anche uscita questa foto qui, che sembrerebbe essere recente, quindi non si tratta di qualcosa appartenente al passato, al 2018, all'estate del 2018, cioè il panino del Durburger, che nel trailer della stagione 5 del capitolo 1, per mezzo dei rift, dopo che il visitatore ha fatto partire il razzo che ha creato quella frattura nel cielo, è finito nel deserto della California. Solo che qui sembra essere nuovo e intatto e senza il graffito di drift. Ripeto, non si sa niente su queste immagini, niente di niente, solo che è stata trovata all'interno dei file di gioco. Si dice anche che all'interno di questa patch torneranno, e si spera pure per le successive versioni del gioco, quindi nella prossima season, la railgun e il segnalatore, che erano presenti fino alla stagione 7-8 del capitolo 2. Railgun che magari potrebbe essere molto utile con i veicoli, sebbene adesso praticamente ogni arma devasta i carri armati e i bus. E queste, cari Monkeys Monkeys, a grandi linee sono le macro novità di questa patch 20.40, quella conclusiva di questa stagione 2 del capitolo 3. E mo qua sotto nei commenti voglio sapere la vostra. Che cosa ne pensate di questa patch, di questo aggiornamento? Siete ansiosi? Siete speranzosi per questo evento? E soprattutto, li volete shoppare questi due nuovi Jones? E perché la risposta è proprio sì? Sapete che so curioso di leggere. Vi ringrazio per tutto quanto l'immenso, infinito e costante supporto che date ogni giorno al canale, e sapete pure che apprezzo tantissimo. E fatti i dovuti e meritatissimi ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video. Genesi il secondo! Genesi il secondo! Ma veramente l'hanno chiamato Genesi il secondo? Gualti. Ciao. Ce n'ho già due. Tu, cioè, non puoi capire con tutto il tempo con sta faccia che ti guarda. Vieni, Gennaro. Cosa? Dico. Adesso. Io vado lento. Io non vedo la tua animazione, quanti. Come non vedi l'animazione? Nemmeno io, no. Vedo le scintille sul cartellone. Io posso creare scintille. Walti, lo stai fulminando con lo sguardo a fondazione. Walti! Sì, sto usando il lato fatto, oscuro, The Rock. Sto no, Walti, sei un Sith! Simone, sto usando il lato oscuro. Tu.